La stagione di corsa al trotto all'Ippodromo Sesana sta per entrare nella sua fase più calda, che culminerà con l'arrivo dei tradizionali Gran Premi estivi, capitanati dal club costituito dal Città di Montecatini a Ferragosto. Nel frattempo sull'anello termale proseguono gli appuntamenti in notturna, capaci di regalare emozioni in pista, gare di buon livello, un po' di fresco come l'impianto termale sa dare e diverse iniziative collaterali di intrattenimento. Abbiamo detto in notturna, ad eccezione di sabato scorso, quando Snaitech ha deciso di anticipare di qualche ora la riunione, che è diventata quindi una specie di preserale, così da consentire al pubblico di seguire la partita dell'Italia del calcio sul mega screen dell'ippodromo, magari mangiando qualcosa al ristorante panoramico. Una scelta questa che ha sicuramente pagato, vista la risposta degli appassionati. In pista poi lo spettacolo non è certo mancato, a cominciare dalla corsa più importante, il Memorial Davide Baldi, in ricordo del giovane promettente driver scomparso a soli 24 anni in seguito ad un tragico incidente stradale. La sfida non ha tradito le attese perché è stata movimentata incerta fino all'ultimo, tanto che per stabilire il vincitore ci è voluto il photo finish. Alla fine il successo è andato a Carlos Oppi, allenato da Lucio Colletti e ben guidato da Cesare Ferranti. Il premio è stato consegnato a tutto l'entourage da Patrizio Baldi, anche lui driver, fratello di Davide. Il padre Gabriele, guidatore straconosciuto e apprezzato nell'ambiente a livello nazionale. Per quanto riguarda il resto del programma ippico, la giornata ha fatto registrare la tripletta del solito Enrico Bellei, uno dei più bravi al mondo fra le redini lunghe. Infine, a proposito di iniziative collaterali, ha riscosso un ottimo indice di gradimento l'esibizione del gruppo sportivo addestramento cani della Val di Nievole, che ha strappato applausi e consensi.